Una delle cose che più mi ha impressionato quando facevo il giro delle fabbriche dove c'era qualche stato di agitazione era sentire il dibattito davanti alla macchina di caffè e c'era un operaio che diceva: "Ma iscriviti al sindacato." "No, mi iscrivo a 5 Stelle." Cioè, come per dire che il 5 Stelle è ormai è diventato alternativo al sindacato. Questa non è una battuta, diciamocelo, i sindacati hanno pagato e stanno pagando una difficoltà politica. Dal governo Berlusconi in poi, e direi in maniera molto più che accentuata durante il governo Renzi, questo aspetto di difficoltà è venuto in maniera evidente fuori, e cioè la politica tende a disintermediare, a rompere il valore del corpo intermedio, a dire: "Tu sindacato, stai a posto tuo, faccio io la mediazione direttamente con le categorie." E questo ha fatto perdere molta centralità al sindacato. È una delle ragioni che il sindacato lamenta, soffre anche di questo, di una delegittimazione politica. La domanda che mi sono sempre fatto è: da che parte stanno i 5 Stelle? Siete sull'onda lunga di chi ritiene che debba le cose le debba trattare direttamente, o ci credete in che misura, un esempio concreto, voglio dire, di questo valore di rappresentanza del corpo intermedio che è appunto il sindacato? Grazie. Intanto grazie per l'invito e grazie anche per questa domanda che mi permette di chiarire sicuramente una visione politica e se vogliamo anche sociale. Allora, io credo che le difficoltà del sindacato oggi non siano molto diverse anche dalle difficoltà che hanno certi partiti tradizionali, perché in qualche modo stiamo assistendo a un cambiamento della società tale, e in particolare nel mondo del lavoro questo cambiamento è enorme. E la politica ed evidentemente anche i sindacati, non tutti naturalmente, non si sono ancora adeguati. La politica fa un errore enorme, ha fatto un errore enorme fino ad oggi, cioè quello di non guardare le trasformazioni del mondo del lavoro perché sono così a lungo termine, mentre la politica è interessata alla scadenza elettorale, e quindi di fatto nessuno, o meglio, non tutti, guardano queste trasformazioni e quindi si chiedono quali politiche mettere in atto per andare incontro a questi cambiamenti del lavoro, perché non gli interessa. Appunto, loro guardano a 5 anni, le politiche del lavoro vanno guardate molto oltre, molto più a distanza. Quindi, che cosa proponiamo? Qual è diciamo, la difficoltà, appunto? È una difficoltà che pervade tutti gli ambiti, non soltanto quello del sindacato. Sicuramente la politica può aiutare i sindacati, e noi crediamo naturalmente nel valore e nel ruolo che possano avere i sindacati, ma devono riformarsi. E ai sindacati non chiediamo niente di più di quelle trasformazioni che abbiamo imposto prima di tutto a noi stessi. Per esempio, noi abbiamo sottoposto al voto, il nostro programma sul lavoro, erano 5 quesiti. Un quesito, ad esempio, ha mostrato come i cittadini, o almeno i nostri iscritti, vogliono che i sindacati riescano a sopravvivere soltanto con le tessere, quindi con le risorse che vengano dalle loro tessere, non finanziamenti pubblici. Evitiamo anche i finanziamenti indiretti e delle imprese, perché questo, per quanto in un primo momento possa sembrare che vada a indebolire il sindacato, in realtà lo rafforza, perché lo rende uno più indipendente dalla politica e più indipendente dalle imprese. È la stessa cosa che facciamo noi. Noi siamo una forza politica che non ha mai accettato finanziamenti pubblici e siamo qui e cresciamo, perché in questo modo gli unici che possono ricattarci sono i nostri iscritti. In questa maniera i sindacati, gli unici che potranno ricattarli, usando questo termine brutto, saranno i lavoratori che aderiscono. Le tessere, chiediamo che non ci sia un rinnovo automatico, col silenzio assenso, ma ogni 4 anni decadano e si vadano a rinnovare, così i sindacati possono anche contarsi, possono contare i loro iscritti e capire in che cosa stanno sbagliando, accettare i suggerimenti se sbagliano, o capire che stanno andando nella direzione giusta se invece appunto vanno nella direzione giusta.
Quindi certo che i sindacati vanno, e anzi a molti lavoratori che vengono a sottoporci questioni sindacali, noi chiariamo che non siamo sindacalisti, noi non siamo i sindacati, noi siamo una forza politica che mette in atto degli strumenti, poi ne parleremo magari, per appunto quelle trasformazioni del mondo del lavoro che la politica ormai non guarda più, ma non possiamo sostituirci ai sindacati, sarebbe sbagliato. I sindacati devono certamente riformarsi, e questa è una di quelle direzioni, così come le trasformazioni del mondo del lavoro poi, diciamo, riguarderanno tanti altri aspetti come gli orari di lavoro, la partecipazione diretta, anche la partecipazione diretta dei lavoratori all'impresa non necessariamente deve indebolire o indebolirà il sindacato. Nelle regioni del nord Europa ci sono dei lavoratori che partecipano e siedono nei consigli di amministrazione delle aziende, ma non portano avanti questioni sindacali, a prescindere dai sindacalisti, perché entrano nel merito di questioni più ordinarie, più comuni, più quotidiane, quindi suggerimenti più quotidiani che non hanno nulla a che vedere con le rivendicazioni legittime sindacali, ma entrano appunto nel merito della partecipazione diretta, e anche il sindacato deve, e i sindacalisti devono convivere anche con queste forme di partecipazione. Ovviamente è chiesta una trasformazione, una di quelle velocitata, o anche il fatto, per esempio, che non è possibile che alle elezioni per le rappresentanze sindacali non possano partecipare delle liste che magari non abbiano firmato appunto dei contratti, degli accordi con l'azienda, o che ci sia il veto delle organizzazioni precedenti. Sarebbe stato come chiedere a... Facciamo l'esempio del Movimento 5 Stelle, che si è presentato per la prima volta alle politiche del 2013, avrebbe dovuto avere il consenso delle altre forze politiche e avrebbe dovuto accettare la finanziaria del governo. È assurdo, questo significa impedire il rinnovamento sindacale, così come avrebbe significato impedire il rinnovamento politico. E questo, ripeto, non spaventa i sindacati onesti che hanno voglia, e i lavoratori onesti che hanno voglia invece di avere un sindacato pronto a soddisfare le loro esigenze. Basta mettere in pratica poche regole come quelle che vi ho citato, che noi abbiamo prima di tutto messo in pratica e accettato noi stessi, e il rinnovamento avviene. Naturalmente si può sbagliare, ma si torna indietro. L'importante è non ingabbiarci in questo sistema in cui evidentemente siamo rimasti tutti un po' ingabbiati. Grazie. Lei ha aperto, ha messo sul tavolo almeno altri 10-15 punti di discussione sulla rappresentanza, un tema molto forte. La Ricchia, non perché io sia affezionato a un modo antico di declinare il femminismo come un qualcosa che appartenga al genere e basta, però vorrei soffermare la sua attenzione sull'ultimo dei dati che è uscito a proposito di inchieste sul lavoro, e riguarda un'indagine sulle mamme al lavoro. Il dato è nazionale, io ho avuto la possibilità di riscontrarlo sulla base locale, e ahimè ho trovato anche di peggio. Il dato su cui le vorrei far riflettere è questo: che dopo la nascita di un bambino, una donna madre su 5 finisce, come dire, con, dopo la nascita di un figlio, solo una su 5 decide di... in pratica di restare al lavoro. Quando nasce il secondo figlio praticamente scompaiono, e quando resistono devono subire mediamente una decurtazione di stipendio pari al 20%. Anche qui, ma come ne usciamo? Il governo Renzi, e qualcuna di queste misure è stata avallata anche dai 5 Stelle in sede di commissione, il governo Renzi ha proposto delle agevolazioni fiscali, e adesso c'è il bonus maternità. Ma anche dalle vostre proposte, questo l'ho colto leggendo soprattutto le vostre proposte, la discussione sui vostri forum, ma non vi sembra che vi state concentrando troppo sulle misure interne alla famiglia, mentre qui la questione è altrove, è nella società? Vi preoccupate di trovare misure sempre dentro un clima familiare, come se fosse ancora una volta un affare di famiglia. La donna va salvaguardata e tutelata perché è un bene dell'umanità, è un bene comune. Sì, assolutamente. Allora, in realtà, per quanto riguarda lo scenario del lavoro, come dicevo prima, la politica
troppo interessata alla scadenza elettorale non riesce a guardare oltre, perché guardando oltre in realtà si risolvono diverse questioni, non solo della donna, ma anche in linea generale un po' di tutti i lavoratori. Perché mentre oggi siamo più o meno, dagli studi che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto fare uno studio col metodo Delphi al sociologo dell'Università della Sapienza, professore emerito Domenico De Masi, a cui abbiamo chiesto di interpellare 11 esperti. Il metodo Delphi consiste in questo: si scelgono un panel di esperti in diversi settori, in questo caso era dell'economia, del diritto, della tecnologia, della psicologia, 11 persone che non sapevano il committente, quindi non sapevano che stessero lavorando per noi e non conoscevano gli altri partecipanti. A queste 11 persone, abbiamo coordinate da questo sociologo, abbiamo sottoposto un questionario, le abbiamo sottoposto un altro un mese dopo. In base alle risposte che ci hanno dato sono arrivati circa 3.000 affermazioni. Queste 3.000 affermazioni, che erano le risposte alle nostre domande sugli scenari possibili di lavoro, le abbiamo riproposte a tutti loro chiedendo se fossero d'accordo o meno. Quando erano d'accordo 7 persone su 11, l'affermazione era ritenuta diciamo attendibile. Quando valida, esatto, ma nella maggior parte dei casi, anzi in quasi la metà, addirittura 1.400 casi, abbiamo avuto 11 consensi, quindi 11 adesioni a quelle affermazioni su 11. Da tutto questo che cosa ne è derivato? Ne è derivato intanto che mentre oggi abbiamo una divisione del lavoro più o meno pari al 30%, tre tipi di lavoro, più o meno al 33% di persone che svolgono lavori fisici, il 33% che svolgono lavori intellettuali ma di tipo esecutivo, impiegati in sostanza, più o meno per banalizzare, e un altro 33% che svolge lavori di tipo intellettuale ma creativo. Nel 2025 saranno il 50% le persone che svolgeranno un lavoro di tipo intellettuale creativo, 20% invece fisico e 30% quello intellettuale esecutivo. Questo significa che noi avremo una rivoluzione, stiamo andando incontro a una rivoluzione del mondo del lavoro, perché non sappiamo neanche come retribuire queste qualità, che non significa a una persona che fa un lavoro di tipo intellettuale creativo, non si può ad esempio chiedere di lavorare 8 ore al giorno, magari ne lavora molto di più o molto di meno, perché aumenta anche negli scenari che abbiamo visto, diminuiranno i posti di lavoro ma aumenterà la produttività dei singoli posti di lavoro. Quindi siamo di fronte a uno scenario futuro che è evidente se ci soffermiamo già ora a guardarlo, ma che sarà sempre più così, in cui tutti gli schemi, oggi noi applichiamo gli schemi vecchi del lavoro a un mondo del lavoro totalmente nuovo. In questo che cosa significa? Significa che anche lo slogan "lavorare meno per lavorare tutti" non è più solo uno slogan, probabilmente diventa una realtà molto presto. Lo è per esempio in Francia, dove sono passati a 35 ore lavorative a settimana ed è costato 1 miliardo di euro all'anno questa scelta di abbassare le ore della settimana lavorativa, mentre in Italia il Jobs Act con la decontribuzione delle nuove assunzioni ci è costata 20 miliardi di euro in 3 anni. Quindi per dire che costano anche meno e sicuramente vanno più incontro al futuro del lavoro, perché evidentemente bisogna avere il coraggio di guardare. Speriamo che non ci aprono scian di notte però, se lavoriamo di meno. Ovviamente. E quindi di conseguenza quello che intendevo dire è che appunto in questa prospettiva e anche con le proposte ad esempio di andare incontro ai congedi parentali retribuendoli al 60% come raccomanda l'Europa, noi riusciamo anche ad andare incontro alle esigenze delle donne rispetto agli uomini, perché avremo un modo diverso di lavorare. Anche il telelavoro, il co-working, sono tutti scenari, sono tutti strumenti che oggi la politica quasi non guarda per niente. Prima parlavamo della partecipazione, effettivamente è nella nostra Costituzione, la sentenza, la Corte Costituzionale nel 2013 ha detto al legislatore quella questione invece della possibilità delle liste di partecipare alle elezioni senza firmare accordi, a prescindere dalla firma degli accordi o meno, ma di tutte queste cose al legislatore evidentemente interessa poco, così come ci sono studi che dimostrano che se un miliardo di euro viene investito nell'efficientamento energetico degli edifici si producono 18.000 posti di lavoro, e non lo diciamo noi, lo dice il comitato di indagine della Green Economy della Camera dei Deputati, mentre se io continuo a investire in grandi opere ne sblocco appena 600 posti di lavoro per 1 miliardo di euro all'anno.
altro che tassare le multinazionali. Questi continuano, vogliono svendere addirittura la nostra acqua, stanno svendendo, abbiamo visto a Biggiano quello che sta succedendo con la qualità dell'acqua e con l'ENI. Delle multinazionali si servono evidentemente, anzi abbiamo visto che passano gli emendamenti in aula presentati dai fidanzati, perché devono aiutarle queste multinazionali, quindi non ci pensano minimamente a tassarle. Ecco, sicuramente abbiamo bisogno di questi ragionamenti, di investimenti nei settori strategici, di un reddito di cittadinanza fondamentale, ormai è sempre più necessario per sostenere anche la formazione nei nuovi settori, e queste sono le scelte, insieme alla riduzione degli orari di lavoro e insieme alla partecipazione diretta alle imprese, che non potranno non favorire naturalmente le donne, ma qualunque, la qualità del lavoro deve essere migliore per tutti, a prescindere proprio dall'orario, che quindi permette anche di non congelare più sfera privata, e questo potrebbe essere anche un pericolo, eh? Cioè l'idea che la sfera privata e la sfera lavorativa non sono più così distinte, naturalmente potrebbe avere delle conseguenze drammatiche, e bisogna anzi sicuramente controllare questo, esatto, equilibrare questo pericolo, però è qualcosa che accade ma ha i suoi vantaggi. La politica deve stare attenta a tutte questi temi, e naturalmente insomma le proposte ci sono, le proposte, per questo si chiede il rinnovamento dei sindacati che ho chiesto prima, che ha fatto tanto arrabbiare il nostro Franco Busto, però è ovvio che come dire, parlare del rinnovo automatico del silenzio assenso non significa minimamente negare la possibilità di disiscrizione, ci mancherebbe, così come la Corte Costituzionale, la sentenza e le leggi che esistono ma che non sono applicate, o meglio che a volte non le fanno neanche. Però se continuiamo a chiudere gli occhi davanti alla realtà e a rispondere con altro a delle domande o a delle affermazioni diverse, noi continueremo sempre a sentirci a quella macchinetta del caffè: non mi iscrivo al sindacato, mi iscrivo al Movimento 5 Stelle. O anche noi, se facessimo quell'errore, continueremmo a perdere e a scollarci dalla realtà. Bisogna avere il coraggio di guardare la realtà in faccia, e sono sicura che tutto ciò che insomma abbiamo proposto, le proposte concrete, alla fine non possono non trovare l'adesione dei sindacalisti e dei lavoratori che vogliono un sindacato che funzioni meglio, che già funziona bene ma che funzioni meglio. Ci sono sindacati certamente peggiori che insomma non rispondono minimamente alle esigenze, e quindi andare incontro a questa trasformazione del mondo del lavoro con trasparenza e con intelligenza. Grazie. Dobbiamo avviarci alla conclusione.